Si intitola L'Italia che vince le corse ed è l'esposizione con cui si inaugura Auto e Moto d'Epoca qui a Padova, questa edizione 2021. La parte di questa esposizione curata dal Museo dell'Automobile di Torino è direttamente qui, nella parte dell'ingresso principale. Sotto questo tetto ci sono delle fantastiche vetture da corsa, chiaramente italiane. FCA Heritage qui al padiglione 1 espone una serie di vetture frutto dell'opera di restauro del reparto classiche di Fiat, tra cui un'interessantissima 850 TCA Abarth, ex guardia di finanza, un bar find restaurato, anzi in corso di restauro da parte di tutto del gruppo FCA. Alla Heritage di FCA, Fiat espone questa X123, un prototipo elettrico del 1972 di piccola city car urbana, un progetto che tutto sommato risulterebbe attuale anche adesso. Qui invece una vera meraviglia, stand ruote Borrani, CIS Italia 202 Berlinetta. No, la cortina è più... Mi ha posto tutta gente. Eccezionale l'esposizione a registratori superleggera che espone due fantastiche vetture. La prima è proprio la prima sostanzialmente, ed è una Alfa Romeo 2003 6C 2003L, la prima costruita con il metodo superleggera che poi ha reso famosa la carrozzeria Touring, e accanto c'è una fantastica Alfa Romeo 1900 Sprint, la seconda prodotta.
qui alle mie spalle c'è una spettacolare e per me mai vista versione berlina fuori serie della Lancia per seconda serie carrozzata da Vignale, stupenda in questo bicolore rosso e nero. Il club Fiat 128 Italia festeggia i 50 anni della 128 Sport Coupé con un'esposizione incentrata tutta su questo modello. Asi fa le cose in grande qui a Padova perché organizza tutto un intero padiglione dedicato a Bertone, lo chiama Universo Bertone. Alle mie spalle una delle cose più interessanti viste finora a Padova è questa Fiat 500 carrozzata Zagato, uno dei primi lavori di Zagato, rarissima, probabilmente un pezzo unico. Bellissimo lo stand di questo commerciante alle mie spalle che ha tutta una compilation di Maserati, partendo dalla Mexico per arrivare poi alla Mistral e alla Sebring, bellissimo. Grazie.
Cinematici Storico quest'anno a Padova fa qualcosa di diverso, si lancia sul lato più sportivo dell'auto storica e in questo caso celebra i trionfi in endurance di Lancia con Livrea Martini e l'epopea d'oro del turismo. Pata è verde. Ecco un'altra sorpresa qui a Padova, una Fiat Abarth Coupé 2002 disegnata da Alemano. Sono vetture che difficilmente si incontrano. Anymore in Italy, okay? And they don't want to get this bloody cold into another country. But yesterday I said to Francesco, I'm ready to do it. Il mondo delle spiaggine qui invece è rappresentato da una rara DAF spiaggina creata da Michelotti. Thank you.
particolarissima questa Citroën GS realizzata per le Olimpiadi di Monaco 72. Pare ne esistano solo due esemplari. Visto qualche giorno fa parlavamo di Flaminia Coupé e delle sue versioni fuori serie, qui almeno ne abbiamo due, Touring e Zagato. Cercavo
nonostante quest'anno non ci fosse nessuna asta qui a Padova, RM Sotheby's ha pensato di portare alcune delle vetture che verranno offerte nei prossimi incanti che verranno organizzati nei prossimi mesi in giro per l'Europa.